Oggi vediamo l'ultimo sistema articolato, che è quello chiamato anche paranco. Il paranco, lo vedete riportato anche qui a sinistra, è un sistema che praticamente permette di sollevare oggetti demoltiplicando il numero di giri. Cioè praticamente qui siete in presenza di una carrucola chiamata fissa. Collegata attraverso, diciamo, un cavo, una fune ad un punto fisso. E tutta una serie di carriole possono essere una più di una che sono collegate alla parte cosiddetta mobile. Non so se l'avete mai visto, ma sono. Come si chiama questo attrezzo? Questo si chiama paranco. 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 Ora è più a livello dinamico da canalizzare per le forze in gioco che non per le forze della parte cinematica, però noi cominciamo a guardarlo, va bene? Allora, questa è la parte fa in movimento. Io questa la posso legare a un sistema tipo un sistema di tiro e tira, va bene, per compliare un po' la vita. Allora, per intendersi, questa è la parte mobile su cui quando faremo la dinamica è agganciato una massa, va bene? Noi vogliamo vedere qual è, questo è il punto A, lo spostamento di A in base allo spostamento, scusate, ho fatto male la freccia, in base allo spostamento verso l'alto di B. Ok, quindi quanto spostamento farà B in base allo spostamento che fa, ok? Come vedremo, esiste una relazione di proporzionalità tra S di A e S di B, dove il K è la costante di proporzionalità, dipende dal numero di carrule mobili che io ho. K è un coefficiente di proporzionalità. Sarebbe lo spostamento di punto A, è direttamente proporzionato allo spostamento di punto B. Ok? Va bene? Allora, per fare questo, come si fa a dimostrarlo? Si va a vedere come si spostano questi oggetti, va bene? Come si muove? Praticamente qui tu hai questo qui tira verso il basso, scusate se non ve l'ho bloccato, queste sono incernierate fisse, praticamente cosa funziona? Tirando questo, tu hai un sollevamento di tutto questo gruppo paranco, va bene? Ok? E sollevi un carico. Queste qui fanno un atto da rinvio, per cui la corda viene a passare tra tutti questi meccanismi e solleva. Ora vedremo che
che K è uguale a 2, che sono le due carruole mobili, una e due. Va bene? Se aumento le carruole mobili, questo K diventa 3, 4, 5, 6. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è lo spostamento di A, che è, mettiamo in questo caso, 2 volte lo spostamento di B, è inversamente proporzionale alla forza che devo applicare, perché il lavoro F in A è uguale al lavoro che riceve B. Perché, come detto, l'energia non si dissipa. Quindi, a meno degli attriti, il lavoro io faccio in A è uguale al lavoro che ritrovo in B. Ma qual è il problema? Il lavoro è forza per spostamento. Quindi la forza di A per lo spostamento di A deve essere uguale alla forza di B per lo spostamento di B. Ma se lo spostamento di A è il doppio dello spostamento di B, la forza di A sarà la metà della forza di B. Quindi lo scopo del parangco era un po' come il torchio idraulico, lo scopo del parangco è quello di ridurre la forza applicata sul carico affinché possa sollevare un peso maggiore con la forza minore. Chiaro? Mi torna? Mi torna o no? Eh? No, non c'entra nulla, è lavoro. Ragazzi, ma quando spiego mi seguite? Secondo me non mi seguite. Ha tutta una logica. Mi vedo delle facce talmente stanche, talmente stordite, che non so che avevi fatto. Ok. Ma è nel lavoro. È nel lavoro. Quindi A è il numero delle aree. È il numero delle pulegge immobili. Mobili, pulegge mobili. Pulegge mobili sono due sono fissi, sono cernierate. Quindi FB dovrebbe essere il doppio di FA, giusto? Bravo. Quindi non puoi raddoppiare la forza applicata sulla ruota. Chiaro? È tipo una leva. Non è una macchina semplice perché non è semplice, è fatta da tanti componenti, è una macchina che ti permette di dimezzare la forza umana. Se metti 3 carruole te la rendi un terzo, se ne metti 4 la rendi un quarto. Tant'è vero, Paracchi, quando te tiri la corda e viene su la catena, è tanto demultiplicato il movimento quante sono le carruole mobili. Chiaro? Le carruole fisse sono quelle attaccate al soffitto, le carruole mobili sono quelle che tirano sulla corda. Dipende dal numero di carruole mobili, K. Dal numero di carruole mobili. Le carruole mobili sono 1 e 2. Quelle sotto. Quelle sotto, quelle mobili, quelle si muovono. Queste sono fisse. Queste sono fisse. Va bene? Quindi cosa si vede? Si vede che praticamente questo punto si può considerare istantaneamente fermo questa ruota rototrasla, perché ruota e sale. Chiaro? Se rototrasla, lo spostamento di questo punto qui, chiamiamolo C, è la metà dello spostamento del punto D, che si trova diametralmente opposto. Quindi lo spostamento di D sarà 2 volte lo spostamento di C. Ok? Questa ruota rototrasla, questo è il punto di contatto, perché ruota e sale. Questo è il punto istantaneo fermo, rototraslazione, lo spostamento di C sarà la metà dello spostamento di D. Ok? Perché lo spostamento di C riguarda il raggio che ti prende di alto. Bravo. Quando che c'è sempre in basso a sinistra. Eh? Lo spostamento di D è uguale a 2 volte lo spostamento di C. Dov'è il ciclo? Lo spostamento di centro della ruota. Questi due punti, quindi questo è lo spostamento di D perché ruota intorno a un punto fisso. Questo punto qui si sposta sempre
Questo si sposta di SC perché è collegato con questo, va bene? Quindi anche questo allora, SC come si chiamavano qui E e F. Va bene? Allo stesso modo si avrà che SF è uguale a 2 volte SE. Quindi funziona la rotazione di questo. Quindi complessivamente ho che SF è 2 volte SE. Ma allo stesso modo che cosa ho? Ho che questo punto si era sollevato di 2 SC. Ok? E quindi cosa succede? Questo tipo di sollevamento, affinché si avvenga e sia SC uguale a questo, bisogna che praticamente nel punto A io che cosa ho? Ho le 2 volte ho l'SD più l'SF, che ho praticamente la corda scorre qui che è SD, più la scorta che scorre qui 2SF. Ma SD non è lo spazio che Eh? no, perché Voi immaginate, SD è la corda che scorre. Quindi, in questo punto, la corda deve scorrere SD. Analogamente in SF. Quindi, se io mi metto una A, la corda deve scorrere SF più SD. Scusate, SA è uguale a SF più SD. Ok? Quindi uguale a 4 volte USC, US. Chiaro? Quindi lo spostamento di punto A è uguale a K, dove K sono la somma di tutte le arruole che io ho presenti nel mio meccanismo, che sono 4. Ma SA non è uguale solo a SF, Però, perché perché SD te fonte, qui c'è la corda a scorrere, SD. Va bene? perché SD Poi qui c'ho SF, scorre, quindi qui già scorre SD. Quindi SF deve essere 4 volte perché deve recuperare la corda che scorre di qua, più deve scorrere il doppio di questo punto. Quindi siccome questo punto va verso l'alto 2SD, ritorna, cioè questo punto sale, scende SD. Quindi SF che cosa deve fare? Deve recuperare SD più deve girare il doppio perché questo è il punto di centristante la rotazione. perché se SD è uguale a SF. No, no, SF deve essere 2SD perché sennò scenderebbe verso il basso, più ruota istantaneamente intorno a questo, quindi deve essere il doppio di SE, quindi deve ruotare il doppio, siccome è uguale a D, stanno insieme 2SC.
Chiaro, quindi questo vale a 4 volte sti chi. Quindi SA uguale a SF per questo lì che uguale a Quindi 4 SF uguale a 4 volte sti chi. Quindi per tirare su questo carico io devo sollevare 4 volte, devo tirare la corda 4 volte rispetto al sollevamento che devo fare. Perché ho 4 carrone. Ma questo perché SF è 2 volte CS di Perché te tu hai, a questo punto che fa? Scende SD. Perché qui scorre SD, questo scende, ritorna. Quindi SF nella sua rotazione cosa deve fare? Deve recuperare i due SD che sono scesi, più si deve sollevare per permettere a SC di fare SC. Quindi deve recuperare questo più 2 volte SC. Quindi che equivale a fare 4 volte SC, perché SD è uguale a 2 SC. Il paracco, allora, dimostrarlo non è banale. È un po' confusionario, insomma. No, guardate, ah, Dimostrarlo è un po' più complesso. Il concetto è che il paracco mobile ha il vantaggio di creare uno spostamento in uscita pari a K, che è il numero delle pulegge, per lo spostamento che voglio sollevare. Sì. Quindi, per intenderci, per sollevare questo punto di un metro, in questo punto devo tirare uno per il numero di pulegge mobile, 4. Quindi questo punto fa 4 metri. Chiaro? Ma se Comunque avrò fuori vedere, se sono convinto a capire 5 per 1000 di persone. Allora, riapitolando. Cos'è il paracco mobile? Il paracco mobile è un sistema che permette di sollevare un peso riducendo. È una macchina non semplice perché c'è più componenti. Siamo una macchina semplice se ovviamente io ho un solo componente. Qui ovviamente di componenti ce n'ho quattro, sono le 4 ruote. Quindi è chiaro che questa non è una macchina semplice. Si parla di macchina quando si riduce la forza umana. Chiaro? Quindi in questo caso qual è lo scopo di questa macchina semplice? Ridurre la forza che devo applicare in A per sollevare un peso in B. Ok? Ora lo vediamo solo cinematicamente perché noi stiamo facendo la cinematica, non la dinamica. Cioè noi dovremo dimostrare che in A la corda deve essere tirata, deve fare quindi un per... Deve essere scorsa, cioè tirata per un percorso pari a K per lo spostamento che voglio generare nel punto B. Chiaro? Allora, il K è pari al numero di paranchi, il numero di ruote che costituiscono il paranco. In questo caso qui sono 4. Quindi SA è 4 volte SB. Questo, quando faremo la dinamica, cosa mi permette? Mi permette di dire che siccome il lavoro io faccio in A deve essere uguale al lavoro che faccio in B, perché l'energia spesa è uguale all'energia ottenuta. Siccome il lavoro in A è la forza con cui io tiro la corda in A per lo spostamento F in A, che è uguale alla forza che io applico in B per
per lo spostamento che ho in B, siccome lo spostamento di A è 4 volte lo spostamento di B, la forza di A sarà un quarto della forza di B. Ma perché K è 4? Perché sono 4 carruoli. No, allora prima vi ho detto lo spostamento di questo dipende dal ruolo mobile, però complessivamente lo spostamento di A, questo diciamo prima sono stato un po' chiaro per questo livello, cioè ho detto 1 e 2 su carruole mobile, e impropriamente ma avevo detto che dipendeva dalle ruole mobili, invece no, dipende complessivamente dalle ruole c'è cioè nel sistema. Ah, quindi non le mobili, tutte, per questo ripeto. Quindi va messo in questo caso sì. Per dimostrarlo come si fa? Allora, SC è uguale a tutti e due i punti, va bene? Ok? Quindi avrò che SD è uguale a 2SC. E SF è uguale a 2SE. Va bene? Perché rototraslano intorno al punto di contatto in cui la carruola si solleva. Va bene? Qui SD, SD uguale a SE, SE uguale a SE, perché questo non rototrasla ma ruota e basta. Chiaro? Quindi la ruota 1 e 2 rototraslano. La ruota 3 e 4 ruotano. Ah, quindi c'è le ostiglie 3. 1 e 2 salgono su 500. E in modo particolare l'1 e 2 ruotano istantaneamente intorno al punto H e K. Chiaro? Perché sono diametralmente opposti rispetto ai baricentro. Rototraslazione. Rotano intorno a questo punto. Chiaro? Ma allora SF o S, questo si chiama SF meglio. Ma allora SF a che cosa sarà uguale? Sarà uguale a questo qui più questo qui, chiaro? Cioè SF dovrà sollevarsi di 2SC più 2SD, più scusate SD, ok? Affinché SC sia uguale. Ok, e quindi si torna a dimostrare questo, va bene? Chiaramente questo sistema quindi si solleverà di SC complessivamente, questo qui si abbasserà di SA o di SB, chiamiamolo SB, uguale SB, SC con il chilo. Ok? Ciao, ciao. Ovviamente qui ci può essere messo in compito un oggetto che conoscete, per esempio, poi lo vedremo dopo gli esercizi, lo spostamento di questo,
dovete trovare quanto deve essere lo spostamento di questo o la velocità. Chiaramente se SA è KSB, anche VA è uguale a KVB, va bene? E anche l'accelerazione di A deve essere K l'accelerazione di B. Va bene? Ok. Questa è la forza da applicare in A per sollevare un carico in B. SF sarebbe questo qui sarà uguale a 2SC più SD. Più SD. Sarebbe lo spostamento di questo punto più il fatto che questo punto sta fermo, la rotazione intorno a questo punto. Affinché SC abbiano un moto orizzontale. Chiaro? Ci siamo? Quella? Questo? 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 Se è vero questo, è vero anche questo, ed è vero anche questo. A livello cinematico, la velocità con cui il punto A deve tirare è 4 volte la velocità con cui sale. Anche perché la potenza deve rimanere costante, quindi forza per velocità deve rimanere costante. Quindi se la forza è 4 volte, la velocità deve essere un quarto. Chiaro? Così come l'accelerazione, no? Se io mi parto da fermo, l'accelerazione con cui tiro deve essere 4 volte maggiore quella con cui sale. Quindi se a destra l'accelerazione della corda che scende è 1 metro al secondo quadrato, l'accelerazione in cui sale è 0,25. Va bene? È chiaro, uno scambio tra spostamento e forza. Da una parte sposti di più, cioè appli meno forza. Da una parte appli più forza e sposti meno. Chiaro? E con qui terminiamo, diciamo, tutto quello che dobbiamo fare, va bene? Vediamo ora un esercizio su questo argomento. Vediamo se ce l'ho. Allora, partendo da fermo, il punto P deve raggiungere B in 5 secondi, va bene? Quindi, si tratta di un moto. Che moto è questo? Circolare. Rotatorio. Eh? Rettilineo? Come? Uniforme? Accelerato. Va bene? Ci siamo? Quindi, lavoro tutto su P, va bene? Trovo l'accelerazione di P con la cinematica del punto materiale. Ok? Conosco.
il percorso da fare e conosco il tempo, va bene? Quindi apro la prima equazione cinematica, 5 uguale, verso 0,0, più V0T, più un mezzo A per T. Questo è 0, parte da fermo, metti il sistema di riferimento nel punto iniziale, 5 è uguale a un mezzo A T alla seconda, scusate, per 25. Quindi A è uguale a 10 venticinquesimi. L'accelerazione con cui devo sollevare A. Non ho il cellulare, non ho lasciato al quasi su qualche cosa. No, ma ce l'avevo, non l'ho sulla sua. Ora cosa faccio? Deve sollevare questo punto e questo sistema. Questo sistema che ho costruito deve sollevare questo punto in 5 secondi di 5 metri. Chiaro? Mi chiede. Ciao. La velocità angolare di quando omega al regime di quando arriva in D. Ora cosa avrò? Avrò che VB, scusate, VP è uguale all'accelerazione per il tempo. Quindi è 0,4 per 5, 2 metri al secondo. E sarà la velocità in questo punto qui. Chiamiamolo A. Quanto sarà qua? VP, sì. Cos'è lo spazio angolare Quanto gira la ruota? L'arco. L'arco ha fatto la ruota. Alfa. Sì. Bravo. Il K quanto vale? Quanto? Quanto vale A? Sei. Sono separati, sei ruote. Chiaro? Questi sono bloccati ovviamente. Ora il disegno magari. Comunque guarda. Cioè, all'inizio ha scritto che 5 uguale a mezzo A per T alla seconda. No, sì, si prende. No, stavo proprio Non mi ha capito. io. Ma l'ha scritto proprio io. Allora, VA è uguale a 6 volte VP, vero? Quindi quanto varrà l'omega quando il punto P arriva in B? Varrà VA fratto il raggio, che è di 1 mezzo. Va bene? Scusa? 61. È K. È quello fattore. Eh? K? Poi ho scritto VA è uguale K. Poi ho scritto A uguale K e l'ho spiegato. Ma come fa a essere costante se un punto si deve spostare nello stesso tempo k volte e che si sposta un altro? Per spostarsi nello stesso tempo k volte, la velocità bisogna sia k volte più grande. No?
omega è uguale V, la velocità di A sarà K, scusatemi, omega per di 1 mezzi. Va bene? Formula inversa, arriviamo omega quando il punto arriva in B. E questa è la formula. Ma perché la velocità angolare è un po' più lungo il fratto di perché di altro trasformare su un raggio funzionale? Ok? Questa è la velocità angolare di questa ruota che avvolge il cavo che proviene dal paranco, chiaro? Quindi se io mi avessi un motore, questo motore deve girare con la velocità di 120 radiate al secondo. Qua è omega per di 1 mezzo. Qui, questa è la formula che si è fatto prima a teoria. Ragazzi, io non capisco. Prima ve l'ho dimostrato, ma se non la vorrei dimostrare, vi rimanga il concetto nel capo. Ma il paranco prima ce l'ha la punta di prima. Guarda, guarda. Questo è il punto in cui io tiro la corda. Questo è il punto che si solleva. Perché questo si sollevi di 1 metro, questo lo devo far tirare giù, uno per il numero di paranchi e ciò. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5 e no? No, per tre. Ah, per lei, no, per tre. Numero totale di ruote, non quelle mobili, totali. Ma la ruota che tira giù non conta La ruota? niente. Questo non c'entra nulla, questo è un motore che avvolge il cavo di questo sistema. Se questo sistema se lo posso levare perché è un uomo che tira con un motore e gira, quanti giri deve fare il motore affinché il punto P si sollevi di 5 metri? Questa è domanda dopo. Oppure, con che velocità deve girare il motore affinché A si sollevi con quella velocità quando arriva in B? Chiaro? Allora, metto l'accelerazione angolare, stesso discorso, trovo prima l'accelerazione in A e poi la riporto all'accelerazione della ruota, va bene? Quanto sarà l'accelerazione di A? Perfetto, qui l'accelerazione di A sarà K per l'accelerazione di B, K è 6, l'accelerazione di P lo trovo prima, è 0,4. Sarà 2,4, eh? Sarebbe l'accelerazione tangenziale da ruota. È 6 Ma sono tre le volte mobili. Complessivamente sono 6. K è le ruote complessive, non le prima c'è mobili. Dopo ho rispiegato dicendo che c'era un errore, ma voi non mi seguite. Ma non avevo capito, ma lo capisco, vuoi perdere mezza interrogazione, mezza spiegazione, non capisco. Delle cose di Dio, me ne prendete mezze. All'inizio ho detto una parte mobile, poi ho detto ho fatto un errore e l'ho corretto. Però anche motivato, ho detto se questo qui si solleva ad 1 metro, questo si solleva ad 1 metro, questo si solleva ad 1 metro. Chiaro? Quindi se questo leva ad 1 metro, questo va di 2 metri. Se questo fa 1 metro, questo fa i 2 metri di lui più i 2 metri per sollevare questo ad 1 metro. Questo qui solleverà i 2 metri di lui più i 2 metri di lui più i 2 metri per sollevare questo di 1 metro. Quindi questo si solleva 6 volte questo. Chiaro? Scusi, però c'è scritto. Quindi, in ultima analisi, K volte il numero di ruote per il sollevamento che voglio generare nel punto P. Chiaro? Però sì, prima di K per A per c'è scritto prima del uguale. Dove? Sono solo di segno. Qui. Questa Sì, la è l'accelerazione di punto A. Questa è uguale, K volte l'accelerazione di punto P, che come qualche tuo collega ha detto, è l'accelerazione tangenziale della ruota
vero? Siccome vi è dell'accelerazione tangenziale dell'accelerazione angolare della ruota, l'accelerazione angolare è relazionata alla tangenziale della ruota come o beta per il raggio di 1 mezzi. Beta sarà Vt, che è l'accelerazione di A, 2,4, per 2 fratto 0,1, 48 radianti secondo quadrato. Quanto diviene, prof? 48 radianti fratto secondo quadrato. Infine, quanto è l'angolo percorso dalla ruota quando il punto P raggiunge B? Chiaro? Ricavo lo spazio di A, vero? Ci siamo? Lo spazio di A, che è K volte lo spazio di P, quindi 30 metri, la ruota dovrà avvolgersi tante volte per avvolgere 30 metri di cavo. Ogni giro della ruota, quanti metri di cavo avvolge? Vabbè, facciamo l'opposto. Quant'è l'arco d'avvolgimento della corda? Alfa per R, ritorna. Quindi questo è uguale ad alfa per R, che è l'arco percorso alla ruota che corrisponde ogni cavo avvolto. Chiaro? Ci siamo? Quindi alfa è uguale a 30 fratto R, ovvero 300 radianti. Se lo divido per 6,28 trovo quanti giri deve fare la ruota. Va bene? Questo? Allora, se questo cavo deve fare 30 metri, si deve avvolgere la ruota. La ruota, quanto arco percorre? Alfa per il raggio. Ogni arco che percorre, se fa un arco di un metro, si avvolge un metro di cavo. Chiaro? Quindi alfa per R è 30 metri. Quindi deve percorrere un arco a 30 metri. Questa è un po' la sintesi di tutto il vostro percorso di studi. Geometria, meccanica, come dovrebbe essere. Una trave è fatta traslare senza strisciare mediante la rotazione tra i rulli di diametro di 130 mm. Sapendo la velocità angolare dei rulli e 3 radianti al secondo, calcolare la velocità di traslazione dei centri dei rulli e la velocità di avanzamento della trave. Questo è abbastanza facile, va bene? Conosciamo V0, quindi voi cosa fareste? Conosciamo V0? Sì. Vi chiede di calcolare la velocità di traslazione e la velocità di avanzamento della trave. La velocità di rotazione dei rulli e la velocità di traslazione della trave. Questo è quanto di più facile c'è sulla rotazione. Quindi quant'è la velocità di rotazione dei rulli? Come faresti? La velocità di rotazione dei rulli? Sì. Sì. Vabbè, è la velocità fratto di A. Perfetto. Quale velocità? 0,3. No, quello opposto, ti chiede la velocità di traslazione dei rulli la conosci. Tu devi trovare V0. Quanto sarà V0? Per? Oh! Perché? Perché in questo caso... V0. Qual è il centro istante della rotazione? Ah, ok?
Ricordatevi che questo omega qui coincide con questo. Chiaro? E qui il punto. Non capisco perché deve essere diavolo. Ah, il suono sono di primo, però. A questo punto vi chiede la velocità di traslazione dei rulli, che è questa qua, V, va bene? Quale sarà la velocità V? Ha detto. Quanto sarà V? Questo lo so trasla. Quanto sarà V? Ok? Va bene? Vediamo questo esercizio qua. Ora ve lo spiego, Ruota percorre il piano inclinato con AB che è 20 metri e con l'angolo vale 30 gradi in 10 secondi. Calcolare omega beta della ruota partendo da fermo, ok? La velocità di O quando arriva in C e la velocità del punto diametralmente opposto in P quando arriva in C. Va bene? Quindi starà la rotola.
ruota, percorre, partendo da fermo e ruota traslando. Da giù per fare che ha al prossimo fa B, ma B è 2 anni. Tutto il mio 20 metri, ma B è la stessa. No. La distanza. Però va bene, cima. Quindi la prima cosa che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare Quante secondi da fine? 10. Quindi la prima cosa che dobbiamo calcolare qual è? Lo Sì, vuole essere. No, lo spostamento. spostamento. Quanto sarà lo spostamento? Mezzo a per te da solo. No. Cioè, Ma è geometrico, non è cinematico. Quant'è lo spostamento? Lo spostamento? S0 lo conosciamo o no? Lo possiamo riavare? S0 è 0. S0 va a 0, ma lo spazio S lo possiamo riavare? Sì, con la formula è vera. No, ma fa quale? per il nome di La seconda, bene. Vai, come si fa? Ricordamelo stasera, sono a Perugia, non ho la chiavetta dietro e sulla BCC che abbiamo un euro e non lo posso fare. A B fratto seno di A e trova l'ipotenusa e A C. Sì, signore, ho ragione io, come sempre. A B fratto seno di A. Bravo. Però ma come abbiamo capito che bisogna usare la trigonometria? Eh? Non abbiamo capito ma ci sono senza su un angolo e un lato. Ok, quindi 20 fratto il seno di 30 e viene 40. Ora si conosce lo spazio percorso. Cosa si deve fare? Velocità? Ok, bene, come si fa? Qui 40 è uguale A, cioè, un mezzo A per T, A, cioè T sarebbe 100. T alla seconda. 10. Quindi A è uguale a 2 per 40 fratto 100. Quindi siccome se 0, 0, 0, 0, 0, si deve. Sì. Ed è 0,8 metri al secondo quadrato. Questa è l'accelerazione di quale punto della ruota? Oh. Bene, ora che si fa per trovare l'omega? 40 fratto 50. 142 fa 100. Fa 50. Fatto 50 fa sempre 0,8. 80 fratto 100, 40 fratto 50 è la stessa cosa. Ora che si fa? La velocità Prima accelerazione accelerazione. Si può chiudere Proviamo la velocità, via, V0. Come si fa? Quindi 0,1 10 e fa 8 metri al secondo. Beh, ora ma se no la velocità angolare come si fa? Omega uguale a del punto O punto allora Omega uguale. Omega non dipende da punti, omega è indipendente dal punto O o dal punto P. velocità per raggio Velocità? sì.
No, fatto di A. No, raggio. Il diametro un ve l'ho dato. Sì, però. Mettiamoci a 100 mm. Sì. C'è 60. E questo è l'omega quando la ruota raggiunge il punto. Va bene? Il beta quanto sarà? Accelerazione. Sì. Proprio 16 radianti secondo quadrato. Per trovare la velocità è pinchi, quanto sarà? La velocità del punto P quando arrivo in C, punto P è diametralmente opposto. Ovvero? Per trovare la velocità angolare si fa velocità tangenziale fatto diametro e per trovare l'accelerazione angolare si fa accelerazione fatto diametro, invece di raggio. VP come si fa a trovare? Omega per diametro. Omega per diametro. Va bene? Oppure più semplicemente V0 per 2, va bene? Perché per c'è il doppio rispetto a V0. Ok? Complichiamoci un po' la vita. Cos'è però? Cos'è? La velocità di punto diametralmente opposto della ruota. Quando la ruota arriva al punto C. Compliamoci un po' la vita. Vero? Vediamo di ampliarsi un po' la vita. Fare lo stesso esercizio. Dove abbiamo sempre la ruota, sì. Davvero voi siete asilo? Neanche l'asilo, l'asilo è un livello elevato di livello culturale di comportamento è elevato dell'asilo. Siete d'asilo nido, ci vuole una patata per ognuno di voi. O pedata, o tonfo, o cotta, capite? Io non lo so, non riesco a capire, ma la vostra maturità vi porta dalla botta e cazzotto, là, non capisco. Boh, allucinante. Cioè, atteggiamento non infantile di più. Non riuscite a stare concentrati un'ora senza distrarvi con la botta, il cazzotto, il cazzotto. Allora. Voglio percorrere un tratto H e arrivare in B con una velocità di 10 metri al secondo. Conosco il tratto H, che è
20 metri. Ma questi esercizi sono quelli di ora, fatti da lei in questo momento? Sì, un improvviso, ma tanto più o meno so quello che voglio sapere anche tu. Molto simile. Quindi voglio conoscere, questa è la specifica tecnica, vero? Ciò che voglio ottenere dalla massa M. Voglio raggiungere il punto B dopo 20 metri con questa velocità partendo da fermo. Voglio rilevare l'omega quando, della ruota quando la massa M arriva in B e l'accelerazione angolare devo dare alla ruota. La ruota conosco che è collegata a una cerniera nel punto diametralmente opposto. Conosco il diametro, 200 mm. Voglio sapere qual è l'omega che devo dare alla ruota, supponendo che sia attaccato un motore, e la sua accelerazione angolare. L'omega e la ruota quando il punto, la massa M arriva in B. L'accelerazione angolare durante tutto il percorso. Va bene? B è la velocità che hanno quando arriva in punto B. Sì. Quindi, ma come si se... Si muove velocità costante, no? No, parte da fermo. Come se per trovare il tempo c'entra... Vi dovete sforzare di ragionare, vero? Va bene, però, tipo, cioè, c'è velocità per tempo, va bene. No, assolutamente no. Ti sei già dimenticato di tutto, la scenemata è il punto, vero? Basta spostare l'esercizio, burrone, vero? Come si risolve questo esercizio? Innanzitutto, la prima parte si risolve l'esercizio, si vede tutto in sistemi. La prima, qual è la prima parte che bisogna risolvere? La velocità B. No, no, aspetta. In quale sistema ci si porta? Sistema massa e sistema ruota? Sistema massa. Sistema massa. La massa come si muove? Verso l'alto. No. Come si muove la massa? Accelerato. Accelerato. L'equazione a lei conoscete voi? Bene. Poi? V uguale V0 più A per T. Quindi? Si sostituisce? Certo. S che ci si mette? Poi si taglia appunto, si fa un mezzo A per il tempo in città da. Bene. Sotto? V uguale 10 uguale adesso è ugualmente perché è lo spazio. Sì. Mentre S0 non ci abbiamo, è 0. Quindi abbiamo quante incognite? Due. Equazioni? Si può risolvere, vero? Scrivo la prima così. Quindi diamo T a questo punto posso rilevare là e la parte cinematica l'ho risolta, va bene? Ci siamo? Ora che faccio? Sistema della ruota. A per T la velocità. Eh? Sì, a per T la velocità. Ma ti però ho fatto... Sembra 40 fratto 10, guarda. Eh? Cosa ha fatto 40 fratto 10? Sì. Sì. Ma non fa 45 fratto 10? 45? 40 fratto 10 non fa 10. Ah, è 4. Ah, 4 S. 4 secondi. Allora, ora che si fa? Sistema della ruota. Si va nella ruota. Nella ruota che si conosce? Andiamo. Poi? A livello cinematico? La gravità. Eh? La generazione. Di quale punto? Accelerazione punto. Rossi, sta attento. Accelerazione punto di.
Alterazione del punto P. Si può rilevare l'omega della ruota? Si può rilevare il beta della ruota? L'alterazione del punto P. Perché la velocità del punto P è uguale a... Quindi? Si può trovare l'alterazione del beta della ruota? L'accelerazione di P è che uguale? L'accelerazione di beta per il braccio. Per? Cioè per il diafra. Quindi beta uguale? Accelerazione fatto di diafra. Quindi? Accelerazione fatto di diafra. 5 fatto di allora 2,5 fratto 0,2 fa 12,5 e per trovare l'omega quando il punto la massa M arriva in B come si fa? Che banale, dai. Sempre lo stesso. Sì, scusa. Allora, velocità parliamo. Ma lei ha trovato che quella è la forma di beta. Questa? Sì. Sì, sì, ho forma inversa. Thank you.